Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di me time. Avete presente quel tempo da dedicare a noi stessi? Proprio un tempo solo per noi. E perché va schedulizzato? Perché va organizzato? Perché altrimenti rischiamo di farlo passare e di non prenderlo in grande considerazione così come invece dovrebbe avere. Perché è molto importante riuscire ad avere un tempo tutto per noi. Avete mai pensato a che cosa fare del tempo da dedicare a voi stessi? Al di là del fatto di avere un hobby o meno, dedicare un tempo proprio per una sana lettura, un tempo per un momento di meditazione, un tempo per una camminata. Ecco, proprio cercare di mettere in agenda l'organizzazione del tempo per se stessi. Tendiamo sempre a mettere in agenda il tempo per gli altri, in agenda il tempo per il lavoro e non mettiamo mai in agenda il tempo per noi stessi. Cosa vuol dire questa condizione? Beh, vuol dire che ci stiamo dando per scontati e in verità la nostra macchina è l'unica che abbiamo ed è l'unica che dovremmo tenere in grande considerazione rispetto a tutto quello che andiamo a fare. Avere un tempo per se stesso messo in agenda ci fa aumentare il valore di quel tempo, ci fa aumentare l'attenzione verso quel tempo, ma soprattutto ci fa rendere conto di quanto poi quel tempo diventi prezioso e importante per noi, perché in quel tempo andiamo a costruire la nostra crescita personale, andiamo a costruire il nostro mindset, andiamo a costruire tutto quello di cui abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni. Quindi prendetevi un tempo per organizzare il tempo. Sembra strano da dire, fa anche sorridere, ma in verità è proprio così. Me time, il tempo solo per noi stessi. Un'ora al giorno? Un'ora e mezza, 2 ore? Decidete voi, un'ora al mattino, un'ora al pomeriggio. Decidete voi, però mettetelo in agenda. Se lo mettete in agenda, quella cosa avrà un valore più importante. Quindi incominciate a scrivere in agenda, incominciate a dedicarvi un tempo, incominciate a mettere di fianco a quel tempo un'azione da fare, una piccolissima azione. Sapete che i grandi cambiamenti arrivano dalle piccolissime azioni. Dai, provateci, fatemi sapere che cosa pensate di questa cosa, se siete riusciti a farle e poi ci sentiamo alla prossima. Ciao, buona vita!